Allora, la cicchi, ciabelle, ciabelle, ciao, 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 ciao. Ho fatto un video prima di questo e non so se lo metterò perché comunque è un video del cavolo. L'ho impaginato, no, impaginato, non si dice impaginato. L'ho fatto in maniera un po' del cavolo e quindi non so se ve lo metterò. Magari forse cercherò di rifarlo in maniera un po' più corretta. Allora, spero stiate bene. Io sono stata un po' così in questi giorni, ma secondo me, insomma, io lo so perché, Però è perché il mio fisico è un po' sotto stress, essendo che comunque sto facendo questo tipo di percorso. Quando uno comunque smette di fare tutto quello che ho fatto io, il fisico l'accusa di brutto. E quindi io l'altro giorno, quando era ieri, sono stata un po' in alletto perché stavo una merda. Niente di che, eh. Stamani sono fatta delle visite, ma perché le dovevo comunque fare. Allora, vi faccio un mini haul. Allora, io avevo promesso non compravo più niente, ma infatti sono stata bravissima. Vi faccio vedere solo due o tre cavolatine. E poi niente di più, va bene? Allora, questa è vecchissima. Questa è la famosa palette della Makeup Revolution che vi avevo detto e mi doveva arrivare. Anna. Tipo 2 settimane fa, e invece mi è arrivata tardissimo, ed è la Cranberries and Chocolate. E penso sia l'unica di cui terrò questo qui perché mi garba a righine. Questa costa 10 euro ed è l'ennesima chocolate, che però non è la chocolate che si trova anche alla... Ora io l'altra non ce l'ho perché ce l'ho nell'altra... Costo delle palette che ho dal mio babbo. Comunque questa è fatta così. Allora, di solito le chocolate hanno qua il pezzo lungo e qua uguale. Hanno due ombretti lunghi. Aspetta che ve le faccio vedere. Eccoli qua. Invece questa con il pennello, vedete? C'ha questi due ombretti lunghi e qui ci sta il pennello. Invece questa ha tutti gli ombretti singoli, cioè di singola traccia, insomma, avete capito? Di singola porzione è identica a quella sotto, cioè gli somiglia tantissimo, ma infatti lo sapete quali sono i colori che prediligo. Per 10 euro era il periodo che ancora avevo comprato, che dicevo che ancora non avrei detto di smettere di acquistare, poi questa comunque l'avevo vista da tempo e mi piaceva un sacco. Non l'ho ancora provata. L'ho solo swatchata, non sto a swatcharvela perché ormai tanto conoscete i prodotti della Makeup Revolution, non ve la sto a menare, però è veramente carina, mi piace un sacco le colorazioni che ci sono, questi rossi qui lo sapete mi fanno morire, gli aranci, e poi ci sono be dei bellissimi shimmer, anche qua su c'è un altro arancio, ci sono dei bellissimi shimmer. Sappiate che per Natale mi comprerò le ring light, quindi diventerò una youtuber seria. Detto questo, questa è fatta. Poi, l'altra mattina, chi mi segue lo sa, su Instagram, insisto, Camillina Milanesi, ha visto che sono andata alla... al tipo al Caddi. Porca no, all'Iperzoap. Mannaggia, scusatemi. Io non c'entro più, io non so più dove buttare la roba, ragazzi. Cioè, ma voi non ci vedete niente. All'Iperzoap perché cercavo il profumo perché Narciso sta a morire. E ho preso, chi ripeto mi segue l'ha visto, due matite della Astra, un lippino Astra, il detergente, il tonico e mi sono comprata Black Opium, che è la cosa più bella. Lo sapete che è forse più buono di Narciso? È un lungo dire. Questo è un 30 ml e l'ho pagato pochissimo. L'ho pagato 49 euro. Ne costava 56 o 59 perché comunque c'era lo sconto. È fantastico. Io non vi so dire parlare delle profumazioni. Chiaroscuro, sì. Io ho una ragazza che seguo, quindi andatela a vedere perché è bravissima a descrivervi i profumi. Poi vabbè, si trucca da Dio. Mi si vede troppo poco l'illuminante, li devo rinsillare e quindi è ottimo, è molto dolce e ho trovato addirittura un altro prodotto,
un altro profumo di Marc Jacobs che si chiama Decadence, Decadence, Decadence. E non avete idea di quanto è buono e di quanto, un po' meglio, e di quanto è dolce, mi fa morire, e non costa neanche tanto, quindi. Allora, le matitine sono queste, la 33 e la 44. Allora, 33, mi devo rifare pure i peli nelle braccia, faccio schifo, 33 e 44. La 44 è quella che ho adesso sotto, il sopravvaboccio è quello della Wycon. E questo è il 13. Io, no, sapete, ne ho diversi di questi perché mi ci trovo bene. Ed è questo coloretto qua. Che praticamente a vederlo così è una specie di mattone. Non so se vi renderà l'idea. Però è bello. Allora. Poi l'altra mattina ho preso un pennellozzo da Wycon, che poi vedete uno non acquista, perché la mattina spesi 8 euro con questo, quel giorno che ho preso quelli spesi anche con le lamette e poco più, però fatto sta che spendi oggi 8, spendi domani 15, va a finire che ci spendi uguale, però comunque mi sto contenendo. Allora, ho preso il numero E11. Allora, mi sono trovata bene con questi pennellini perché sono molto morbidi. E11 ed è fatto così, è tipo quello che ho trovato nella, no, vediamo se lo trovo, tipo quello che ho trovato dentro all'Iconic, no, nella Focalure, che se non mi sbaglio ce n'è uno pure della, anzi no, quello che ho trovato nella Smashbox, che adesso ve la faccio vedere, perché ho una Smashbox, neanche, ho detto una sciofecata, niente, non dico più niente. Questa è la Focalure ed è un pennello che ho trovato in una palette. E comunque questo è più spapanzato. Questo è a punta, però è più per fare, capito come, l'angolo esterno molto più preciso. 8,90 euro, quindi. Devo dire che non costano poco, non costano poco i pennelli della Wycon, però. Della Wycon, però non dovrebbero essere malvagi. L'ultima, poi vi faccio vedere una collaborazione che mi hanno mandato, che ho già testato e che mi è piaciuta. L'altra sera non sono stata riuscita, non sono stata riuscita, cioè, ma avete idea di quello che dico? Cioè, ma voi mi sentite parlare? No, perché? Allora, non so se vi ho detto che ho preso pure un lip da Sephora, ma credo di sì, ma questo l'ho preso una ventina di giorni fa, quindi credo di avervelo detto. Io ve lo faccio vedere, che è il 77. Allora, come gli stessi We Make Up ve li dovrei aver fatto vedere, ve li dovrei aver fatti vedere. Lo sai, non me lo ricordo, ragazze, se mi ho fatto vedere i We Make Up. Sì, ve li dovrei aver fatti vedere. Il 3 e lo 05. Ma sì, dai, ve l'ho fatti vedere. Ok. Non ho resistito a fare un ordine Mulac. Volevo prendere dei lip, perché io adoro i lip della Mulac, però era uscita la nuova collezione e era scontata. E di conseguenza ho detto, ma vabbò, dai, ci ho speso. Sono stata una ciofeca, una stronza, perché con 39 o 30 e qualcosa c'avevi la spedizione gratuita, gratuita. Cioè, non parlo stasera, vabbè. Però. Praticamente non ho, cioè, sono stata una mongola, ecco, perché ho preso solo queste due cose spendendo 27 euro e, insomma, potevo spendere, magari prendere una cosina in più, che tanto poi vorrò un lip, però non c'era, vabbè. Ed ho preso due pezzi, uno perché non voglio spendere troppo e due perché c'ho tutto e quindi proprio se era per togliermi uno sfizio. Innanzitutto volevo provare le ciglia della Mulac, infatti ho detto, mi sono messa queste, potevo mettermi queste. Allora, mi piacevano molto cerbiatta, che l'ho vista da un sacco di ragazze, anche se a me mi garbavano di più le altre, quelle un po' più lunghe. Però siccome ho fatto una collaborazione e mi sono arrivate
lunghissime queste qua, che poi te le metti sugli occhi e sono tipo dei ventagli, che l'avete visto nell'ultimo video dei genitori. Ho deciso di prendere queste, Kali. No, la collezione Kali, queste sono Nirvana. L'occhio dovrebbe risultare così, quindi molto semplici. E sono queste, molto morbide, belle belle. Diciamo che me le sono già provate l'altra sera e non sono per niente male. Le ho pagate, non me lo ricordo, costano 11 e quindi 10 perché erano scontate. Come lip... naturalmente sapete, i rossetti erano molto belli, anche se io adoro i rossetti della Mulac, che sono gli unici rossetti, ma gli unici, insieme a pochi più che uso perché sono veramente matte. Ho deciso di prendere il lip. Siccome quello rosa era bellissimo, ma non è matte, io purtroppo non li uso tanto se non sono matte, mi sono presa di nuovo il nude. Lo sapete tanto, ultimamente sto pigliando solo nude, anche se me li immaginavo più grande, devo essere sincera. E questi costavano lo stesso 12 qualcosa, 11,90. Ho preso Mahila, che è il nude, che devo dire è veramente un bel colore. Il brutto è che sulle mie labbra un po' sparisce. Parte un odore sublimo, vabbè. Ora ci terrò un pochino la copertina e poi lo toglierò. Così, visto così, è veramente bello. Il problema è che sulle mie labbra un po' sparisce, perché ho le labbra, ho la pelle, tendenzialmente mi diventano parecchio chiare. Ecco, tende ad essere molto più chiaro di quello che credevo. Però, devo dire che non mi dispiace come colore. È un colore passepartout che comunque si usa tutti i giorni, che con la matitina dell'Astra che ho preso l'altra mattina... C'è stata Dios. Basta, non ho... Ah, sì, ora vi faccio vedere che ho preso una cavolata stamattina alla Coppe. Fatemi sapere se... Perché a me mi si rompe tutte le matite. Tutte, raga, tutte. Tutte, tutte, tutte. Mi si rompono tutte. Boh, io non so il per come il perché. Guardate questa. Comprata l'altro giorno, ne ho puntata 3 volte perché mi si spaccano. Vabbè. Quindi, questi sono stati i miei mini acquisti e devo dire che sono stata troppo brava. Peace and love, grande gami, Madonna. Detto questo, mentre oggi ho preso questa. Allora, siccome ho finito questo, mi sta finendo per la cellulite, che è il matte che ve l'ho promosso un botto di volte, la Coppe costa 11,90 euro. Quindi sono stata costretta a prendere la Clinians che costava 6,90 euro. Crema rassodante anticellulite. Se non mi sbaglio, io questa l'ho anche già provata. Drena i liquidi e riduce cuscinetti adiposi. Lo sapete quello che penso dell'anticellulite? Non è la cura, però se ve lo date tutti i giorni, secondo me qualcosa li fa. A me qualcosa mi ha sempre fatto. Specialmente ultimamente che lo uso poco, si vede parecchio il risultato. Ah! Che Dio, non ce la posso fare. Allora, siccome mi ero fatta 2 tatuaggi, come sapete, domani ci sarà il super tatuaggio, il super incontro, che non sto più nella pelle. Infatti, se mi, cioè, l'ho detto l'altro giorno, se mi sento male per l'incontro, sbotto. Ho avuto una collaborazione con un'azienda che si chiama Waterloo Tattoo Butter, di cui naturalmente nell'info box vi lascio il loro sito Instagram, perché dovrebbero avere anche un sito normale, però vi lascio Instagram più che altro. Allora, mi hanno mandato 3 prodottini in size, full size, perché non sono le taglie normali. Questo è il Natural Repay Tattoo Lotion, quindi questo è per appunto dopo il tatuaggio. Io voglio far mettere a fuoco una cosa che non mette a fuoco, quindi ma come la chiami? Poi, questo è un burro, si chiama burro di Tattoo Butter. Quindi è prevenzione irritazione, no, allora, sì, Tattoo Butter. Un burro al burro di karité. Allora, io quando ho tolto questo era talmente piatto e mi sembrava ce ne fosse un altro da togliere, invece era solo questo. L'ho già usato per il tatuaggio ed è fenomenale. Allora, diciamo che essendo un burro di karité un po' oleoso, però
Siccome non, io con quello della Beyond Me non mi trovo molto bene perché secondo me unta troppo, mentre mi trovo molto bene con la crema della Tattoo Defender perché è proprio una crema, però vi lascia poi abbastanza idratate per poi non ridarci un altro, insomma, è fatta apposta. Mentre mi garba tantissimo la crema Sensitive che sto usando, quella sì, ma a me non piace quello per i tatuaggi, piace a tutte e a me no. Mentre lo stesso questa, che è la con pantenolo, infatti pantenolo, col bipantenol, pantenolo, però odio il bipantenol, a questo punto preferisco la vasella del bipantenol. Natural Le Peel e Tattoo Lotion, questa è molto buona ed è proprio una crema, proprio una crema crema, mentre l'altro è un burro, quindi sono molto diverse, però entrambe ottime, io mi sto trovando da Dio, uso più che altro questa, il burro lo uso più la sera. E questo è un Tea Tree Soap. Che cazzo fa? Perde? Oh, mannaggia, possibile? Con Tea Tree è un sapone delicato ad azione antibatterica, pulisce e igienizza la pelle nel pieno rispetto del pH. Praticamente ci dovete lavare il tatuaggio. Io ce l'ho lavato una volta, però non mi pareva perdesse. Comunque. Ce l'ho lavato una volta, però tendo, o mi faccio la doccia, perché specialmente questo va su, ma ormai sono guariti subito. Io non so se appunto è la roba che ho usato, ma sono guariti all'istante. Non vedo l'ora di provarle sul tatuaggio di Axe. Va bene, io mi raccomando, vi aspetto domani per l'incontro. Spero di avervi tenuto un minimo di compagnia.